Dorazio Assicurazioni, l'assicurazione per camperisti, studiata da un camperista. Romano Caravans, strade di libertà. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Camper Magazine che vi introduce nel fantastico mondo del turismo in movimento. In apertura di Italia in Camper vi mostriamo Brugnato, Brignè in dialetto ligure o spezzino. Inserito nei borghi più belli d'Italia, il comune fa parte della comunità montana della Media e Bassa Valdivara e del Parco Naturale Regionale di Monte Marcello. Interessante la famosa infiorata che ogni anno celebra nel giorno del Corpus Domini. Fondato ai piedi dell'Appennino, alla confluenza dei torrenti Gravegnola e Chiocciola con il Vara, Brugnato, la località che visiteremo attraverso la rubrica Italia in Camper, è uno dei centri più importanti della Val di Vara, sia per la sua antica tradizione storica e religiosa, sia per i monumenti ancora esistenti, che ne ricordano il glorioso passato. Chi viene a Brugnato trova un monumento per eccellenza, un monumento nazionale, che è la Cattedrale Romanica del XII secolo, dove sono contestualizzati gli scavi archeologici risalenti al IV al V secolo. Nelle immediate vicinanze poi un importante recupero è il Palazzo Vescovile, che oggi è sede del Museo Diocesano, e questo è stato un intervento reso possibile grazie ai finanziamenti del Giubileo del 2000. E il gioiello, diciamo così, per eccellenza chiaramente poi è il borgo storico, il borgo medievale, che è stato riportato proprio con gli ultimi interventi all'antico splendore. Quindi chi viene trova un centro storico, un borgo pedonale, dove anche all'interno del centro storico si possono ammirare degli scavi archeologici a vista. Le origini del borgo sono molto antiche e alcuni studiosi le fanno risalire al periodo della dominazione romana. Nel 2006 Brugnato è stato premiato dal Touring Club Italiano con la bandiera arancione, grazie alla sua qualità turistico-ambientale, ed è anche inserito nei borghi più belli d'Italia. Il borgo antico si sviluppa in una struttura anulare a tenaglia, con al centro la cattedrale dei Santi Pietro, Lorenzo e Colombano, costruita dai monaci benedettini verso la metà del XII secolo. Le funzioni difensive del paese si notano nella sua architettura. Ancora oggi si possono vedere le due uniche aperture del borgo, porta soprana o maestra ad ovest e porta sottana ad est. In questo splendido borgo, ogni anno, lungo le strade del centro storico, si celebra con la tradizionale infiorata la festa del Corpus Domini, evento religioso e artistico molto conosciuto anche a livello nazionale. Nel giorno del Corpus Domini, i brugnatesi di buon mattino iniziano il lavoro sulle strade, chini a terra per disegnare i motivi decorativi e deporre migliaia e migliaia di petali multicolori, capaci di produrre dei veri capolavori che ogni anno riescono ancora a stupire, oltre che per la loro bellezza, anche per la vasta panoramica dei temi ispiratori, determinati da una forte sensibilità culturale e umana. Il percorso delle vie principali del paese per quasi un chilometro si riveste di un vasto tappeto floreale,
con disegni creati dalle varie contrade e ispirati a temi religiosi e eucaristici che, secondo la libera fantasia dei creatori, celebrano Gesù nell'Eucaristia. Il nostro territorio offre anche tantissime altre opportunità dal punto di vista naturalistico. In questi ultimi anni abbiamo realizzato una pista ciclabile, abbiamo realizzato un percorso natura, un percorso nel verde e inoltre c'è la possibilità anche per gli amanti dello sport fluviale di utilizzare il fiume Vara praticando sia canoa che rafting. Dunque, un itinerario che rigenera corpo e mente nella Val di Vara. Per chi viaggia su camper e abbiamo già un progetto esecutivo della realizzazione di un parcheggio attrezzato che verrà realizzato nelle immediate vicinanze del centro storico, quindi in un punto strategico anche per chi deve raggiungere a piedi il centro storico. Per arrivare a Brugnato da Livorno, autostrada A12 in direzione Genova, uscita di Brugnato. Da Parma, autostrada A15 in direzione La Spezia Genova, uscita di Brugnato. Da Genova, autostrada A12 in direzione La Spezia, prendere sempre uscita di Brugnato. Pochi secondi di pubblicità e ci ritroviamo ancora con Camper Magazine. Mi chiamo Sandra, lui è Maurizio, siamo marito e moglie, oltre a questo siamo accomunati dal fatto di essere entrambi medici e di avere una passione veramente sfrenata per i viaggi. Viaggiamo da quando ci ricordiamo e da circa 20 anni usiamo il camper. Usiamo il camper perché è il mezzo che sicuramente permette di essere più autonomi. Abbiamo fatto dei viaggi normali come fanno tutti e pian piano ci siamo avventurati nel mondo. E il camper è il sistema migliore per visitare zone che molti possono considerare anche piuttosto lontane e difficoltose. Viaggiare in solitario e in compagnia resta comunque una scelta fondamentale per chi decide di affrontare un viaggio in camper, per cui è buona norma assicurarsi che il veicolo sia in ottime condizioni e che l'equipaggio sia preparato, proprio come i nostri protagonisti di Diari di Viaggio. Riprendiamo con questo affascinante viaggio in Africa la nostra rubrica Diari di Viaggio. Protagonisti una coppia di coniugi già nota al mondo dei viaggiatori itineranti. Si tratta di Christine Burke e Aldo Pellati, uniti nella vita ed anche nei viaggi, che a bordo della loro 4x4 sormontata da una cellula scarrabile continuano a viaggiare senza sosta alla scoperta di nuovi posti da vedere. Abbiamo attraversato l'Africa in 11 mesi, no? In 2G. I posti sono veramente spettacolari, accattivanti, ci è piaciuta molto la natura, che è un po' la motivazione che ci ha spinto per questo viaggio. Quando finalmente arriviamo a Isiolo in Kenya, siamo scossi, frullati e seccherati. L'avventura è alla base per i coniugi Pellati, che hanno deciso di intraprendere questo viaggio senza andare di fretta. Come dicono in una loro citazione, senza orari né prenotazioni obbligatorie, alla portata di chiunque abbia la curiosità, rispetto per il diverso e spirito di avventura. Raggiungiamo le splendide cascate di Bujangali. Dalla terrazza panoramica del ristorante, davanti a una gustosa talapia, pesce tipico del lago, assistiamo alla discesa degli spericolati gommoni sulle terrapide del Nilo. Fanno da cornice aquile pescatrici, cormorani e uccelli d'ogni genere. È un posto idilliaco. A Dar es Salaam visitiamo il mercato del pesce. Dai banchi puliti e ordinati ci offrono con orgoglio tutte le prelibatezze di questo ricco mare. Gamberoni, aragoste, granchi, tonne e cernie freschissime.
e il tutto a prezzi risolutivi.